Ciao! Questo video corso sul Video Sequence Editor di Blender ha lo scopo di fornire le conoscenze necessarie per realizzare un montaggio video, partendo dalle basi fino alle funzionalità avanzate offerte dal software. Per seguire il corso non è richiesta alcuna competenza pregressa. Il corso è suddiviso in brevi argomenti con difficoltà crescenti, ma non è necessario seguirlo nella sua interezza. Per chi fosse quindi già in possesso di alcune competenze, il consiglio è di saltare agli argomenti di proprio interesse. Per questo corso verrà usata principalmente l'ultima versione LTS Long Term Support, al momento la 2.83, scaricabile da www.blender.org/download e disponibile per Windows, Mac e GNU Linux. Questo corso resta valido anche per le successive release. La procedura di installazione del software è stata volutamente tralasciata. Il Video Sequence Editor di Blender è basato sulla tecnologia Non-Linear Video Editing, che garantisce la modifica non distruttiva perché eseguita su una copia del file originale. Alla prima apertura Blender ci chiede di scegliere alcune impostazioni. Consiglio di lasciare tutto invariato, facciamo clic su Save New Settings. Alle successive riaperture la splash screen ci offrirà alcune opzioni. In alternativa, cliccare in un punto qualsiasi della finestra principale. Per iniziare un processo di editing video abbiamo due possibilità. La prima è premere il segno più presente nella barra superiore e dal menu Video Editing scegliamo Video Editing. Oppure dal menu File, New, Video Editing. Anche se Blender consente di personalizzare al massimo la propria interfaccia, per chiarezza durante questa serie di video cercherò di mantenere la disposizione preimpostata di default. Vediamo brevemente le finestre presenti. Sequencer è la linea del tempo nella quale andranno a posizionarsi le strip che potranno essere scene, clip, maschere, video, audio, sequenze di immagini, colori, testo ed effetti. Durante questa serie di video chiamerò indistintamente clip questa serie di oggetti, anche se Blender identifica con questo nome un particolare tipo di strip. File Browser consente di navigare all'interno delle directory del file system. Properties. La finestra Properties presenta una serie di schede relative alle proprietà del progetto. Preview. In questa area visualizzeremo l'anteprima di quanto stiamo montando nel sequencer. Se desideriamo ritrovare queste preimpostazioni all'apertura di Blender, è sufficiente scegliere dal menu File la voce Default Save Startup File. Alla riapertura Blender ci presenterà il setup precedentemente salvato. Per ripristinare invece le impostazioni di default, dal menu File scegliere Default Load Factory Settings. Quindi File, Default, Save Startup File.